un altro tema, ma quando ci hanno detto che avevano in mente di invitare appunto i componenti del film, abbiamo chiesto 48 ore di tempo per rivedere il nostro percorso, perché conoscendo i temi che tratta, appunto il tema che tratta il film, e abbiamo fatto una riflessione all'interno dell'associazione e abbiamo pensato di parlare della musealizzazione dei beni culturali a Barletta. Stiamo attraversando una stagione, diciamo, particolare, nel senso c'è un risveglio intorno a questo tema, c'è la cattedrale che sta allestendo un museo, il comune di Barletta altrettanto, c'è addirittura un polo museale che coinvolge non solo questo palazzo, il Palazzo della Narra, ma anche il castello di Barletta. E quindi abbiamo ritenuto opportuno riaprire questo argomento. Un argomento che l'Archeoclero sta trattando da diversi anni, dal 2005 se non ricordo male, fine anni 2005. E quindi l'abbiamo riproposto in questa maniera. Questo è stato il motivo. Grazie, diciamo, ai componenti di Focaccia Blues che ci hanno, diciamo, riproporre questo tema. Il convegno si terrà appunto lunedì pomeriggio alle 18.30 nella sala del Consiglio Comunale Teatro Curci, e vedrà la partecipazione appunto dei due archeologi che anni fa, negli anni 90, hanno fatto gli scavi alla cattedrale. Subito dopo, e quindi parleremo della musealizzazione della cattedrale. Subito dopo, l'archeologo Italo Montoni, che alcuni anni fa per il comune di Barletta ha studiato, analizzato, ha proposto l'allestimento di un museo archeologico, quindi farà una sua relazione. Dopo il dottor Luigi Di Benedetto, critico d'arte, conoscitore delle collezioni del nostro museo, farà una relazione appunto sulle opere pittoriche. Dopo ci sarà la tavola rotonda, perché poi bisogna fare il punto, perché noi che ci diciamo sempre queste cose e poi alla fine non guagliamo niente. E quindi nella tavola rotonda abbiamo invitato i progettisti, i responsabili del progetto per la cattedrale, l'architetto Silos Labini, che ha già curato anni fa il restauro della cattedrale e adesso sta appunto curando la musealizzazione, e la dottoressa Emanuela Angiuli, che è responsabile del polo museale di Barletta. Non voglio aggiungere niente, come diceva il professor Licinio, dovete seguire il convegno, dovete seguire le giornate del convegno, quindi vi invito tutti al convegno. Sono stato brevissimo. Grazie, io aggiungo velocemente il corso d'opera, diciamo così. Noi invece, il Centro Studi non fanno svegli, oltre alla giornata del 26, nella giornata del 28 pomeriggio, sempre nella sala consigliare del Teatro Curci, faremo una piccola presentazione di una cosa che ci ha coinvolti in questi anni, cioè l'apertura di un fondo librario nella Biblioteca Comunale Sabino Loffredo intitolato al Centro Studi Normanno Svevi, con chiaramente dei libri, delle edizioni di fonti e di strumenti per la ricerca scientifica in ambito storico e archeologico, quindi sostanzialmente un grande acquisto di libri che serva a implementare non soltanto il patrimonio librario della Biblioteca Comunale, ma anche le possibilità che una biblioteca deve avere come centro non soltanto di passaggio e di lettura, ma di ricerca in senso lato, quindi come punto di riferimento del territorio. Questa è una delle cose che ha contraddistinto la collaborazione con il Comune in questi due anni. Finalmente siamo arrivati a presentarla e giovedì, insomma, ne parleremo. Passo la parola ad Esterla Rosa, consigliere.